Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco. Caos questa mattina all'ufficio Anagrafe ai Molini Marzoli. Gente in attesa per ore. Non sono mancati i malumori. Ora ampio spazio alla cronaca. Piano straordinario di controllo della Guardia di Finanza a Torre Annunziata nei rioni a maggiore densità criminale. Controlli anche dei carabinieri a Torre Annunziata e a Bosco Reale non sono mancati sequestri, arresti e denunce. Due ordigni esplosivi sono stati trovati dai carabinieri a Scampia, non sono mancate le perquisizioni. In chiusura torniamo ad occuparci della storia di Pasquale Imperato di Torre del Greco e della sua battaglia per il superamento delle barriere architettoniche. Nei giorni scorsi il sindaco Palomba si è recato presso la sua abitazione per ascoltare le sue richieste. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Stiamo subendo delle ingiustizie. Ma Mauro, strada rossa, sto chiamando, guardi il PS, non risponde più. Caos all'ufficio Anagrafe questa mattina ai Molini Marzoli a Torre del Greco. File interminabili di persone in attesa. Allertate anche le forze dell'ordine. Ci costringono a fare un vaccino, però non ci costringono a fare. A ci rispettare come cittadina. Che sia un comune della Torre Greca. Ancora una volta i cittadini che avevano preso appuntamento per ottenere certificati e documenti personali si sono trovati a dover subire disservizi. Stiamo subendo delle ingiustizie, stiamo chiamando polizia e carabinieri, ma invano. È la voce disperata di una donna. I cittadini non sono rispettati, questa situazione è assurda. Cresce la rabbia e l'esasperazione della gente. Nella calca anche un anziano è caduto. Siamo in fila da questa mattina, non possiamo andare avanti così. La voce è unanime. In comune con milioni di persone, due operai, i posti di lavoro, quando li fate uscire? Ai nostri comandanti dello Stato. Un copione che si è già ripetuto nei mesi scorsi, a causa della carenza d'organico negli uffici. Una problematica denunciata a più riprese anche dalla nostra emittente, ma senza soluzione. Piano straordinario di controllo del territorio nell'area di Torre Annunziata, 860 tra persone e mezzi controllati, 31 le sanzioni per armi, droga e violazioni al codice della strada. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha pianificato negli ultimi giorni, su disposizione del Prefetto di Napoli Marco Valentini, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, diverse operazioni ad alto impatto nei rioni a maggiore densità criminale della città di Torre Annunziata. I controlli hanno riguardato in particolare il quartiere Pegniniello, la zona centrale, piazza Sant'Alfonso, piazza Embriani, l'area portuale, via Terragneta, ex zona dei River, la zona sud e il rione Poverelli. In particolare i Baschi Verdi del gruppo di Torre Annunziata, supportati dai colleghi del gruppo Pronto Impiego di Napoli, hanno eseguito nell'ultima settimana 860 controlli a mezzi e persone, 31 le situazioni illecite rilevate, tra denunce all'autorità giudiziaria e segnalazione alla prefettura, per armi, droga e violazione al codice della strada. Sequestrate diverse decine di grammi tra cocaina, hashish e marijuana. Nel corso delle attività di perlustrazione è stata anche sequestrata un'arma a giocattolo alla quale era stato tolto il tappo rosso di sicurezza, occultata sotto la ruota di scorta in una carcassa di autovettura abbandonata. Gli interventi rientrano nel quadro delle costanti attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio svolto dalle Fiamme Gialle partenopee, anche in sinergia con le altre forze di polizia, al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa nell'area di Torre Annunziata, che resta oggetto di massima attenzione da parte dell'autorità di governo e delle forze dell'ordine. Controlli dei carabinieri a Torre Annunziata e Bosco Reale, denunce, sequestri e arresti. 95 persone identificate, 53 veicoli controllati, 5 gli scooter sequestrati. I carabinieri del Comando Compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato dei posti di controllo rafforzati e diverse perquisizioni alla ricerca di armi e droga all'interno del quartiere del centro storico Provolera.
denunciato a piede libero un 22enne. Nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un fucile ad aria compressa, uno scanner di frequenze radio, un rilevatore di microspie, due apparati GPS e un metal detector. Denunciati per resistenza a pubblico ufficiale anche altre due persone che in due diversi episodi a bordo dei rispettivi scooter non si sono fermati all'alt intimato dai carabinieri. Li accomuna la breve fuga e il fatto che i militari li abbiano bloccati poco dopo. A Bosco Reale invece i carabinieri della sezione radiomobili hanno arrestato Fulvio Titas, 29enne di Trecase, e Antonio Guastafierro, 23enne del posto. Sono entrambi già noti alle forze dell'ordine e dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Titas anche per evasione visto che era sottoposto agli arresti domiciliari. I militari li hanno notati a bordo di uno scooter mentre percorrevano via Trivio Marchese. Indossavano abiti scuri, il casco integrale e dei guanti in lattice. La targa del mezzo era contraffatta con del nastro adesivo. I due non si sono fermati all'alto dei carabinieri, di cui l'inseguimento per 4 km. Dopo hanno abbandonato lo scooter e tentato di fuggire a piedi, ma sono stati bloccati poco dopo. Gli arrestati sono in attesa di giudizio. Lo scooter, intestato da una società di noleggio, è stato sequestrato. Operazione a largo raggio nell'ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. I carabinieri della Compagnia Stella hanno setacciato la zona di Scampia con perquisizioni mirate nell'8TR e nella torre A2. I militari del nucleo operativo Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio Leopoldo Marino, 36enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. I militari dell'arma impegnati in un mirato servizio antidroga hanno fermato l'uomo a bordo del suo scooter e lo hanno controllato. La perquisizione ha permesso di trovare 56 dosi di Cobret e della somma contante di 388 euro ritenuta provento dell'illecito. L'arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio. Durante le operazioni i carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni all'interno del blocco di edificio chiamato Torre A2 e lì sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola Smith & Wesson calibro 2.57, due ordigni esplosivi artigianali rispettivamente di 150 e 210 grammi, 228 grammi di eroina suddivisi in 239 dosi pronte alla vendita, un chilo di sostanza da taglio, 2 chili di cilindretti in plastica. Sequestrati infine anche un coltello ed un cucchiaio utilizzati per il confezionamento dello stupefacente. Non si ferma la battaglia di Pasquale Imperato per l'abolizione delle barriere architettoniche in città. Dal mese di luglio TV City dà voce a Pasquale e a chi come lui vive le stesse problematiche e affronta disagi analoghi, scontrandosi spesso con l'indifferenza della gente e di chi è chiamato a tutelare i più deboli. Pasquale Imperato è affetto dal 2015 dalla SLA, vive nel rione Raiola e fa i conti tutti i giorni con l'assenza di marciapiedi, problemi di sicurezza e numerose barriere architettoniche. TV City vi mostra le immagini dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi con il sindaco Giovanni Palomba e il consigliere comunale Antonio D'Ambrosio, che si sono recati a casa di Pasquale per comprendere meglio la problematica e capire come intervenire. Presso il suo domicilio anche i tecnici del comune e il comandante Salvatore Visoni. Innumerevoli disagi evidenziati legati alle auto in sosta, agli spazi angusti, alla mancanza di marciapiedi e dunque di un tragitto lineare. Dopo l'incontro è stato immediato l'impegno per la risoluzione delle questioni. Il comune ha provveduto a distanziare i paletti lungo il tratto di strada che dall'abitazione di Pasquale conduce nei pressi dell'hotel Poseidon e che lui è costretto quotidianamente ad attraversare con la carrozzina. Posizionata anche una rampa dove il marciapiede era dissestato. Si è provveduto inoltre ad asfaltare anche dove Pasquale esce dal suo balcone con la carrozzina. Di seguito leggiamo la lettera di ringraziamento di Pasquale. Carissimi amici e amiche, finalmente ho incontrato il sindaco Giovanni Palomba. Mi è apparso disponibile ad ascoltare le mie richieste. Si è subito attivato contattando nell'immediato i dirigenti dei vari settori. Mi auguro che questo sia un inizio di svolta a livello locale. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto, in particolare la dottoressa Candida Mennella, che mi segue attivamente nel quotidiano. E ringrazio TV City, che ha seguito il mio caso sin dall'inizio, prendendo a cuore le mie problematiche.
Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani.